per spiegare cos'è la partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese. È un articolo della Costituzione poco conosciuto e nella maggior parte dei casi poco praticato. La CISL ci crede tantissimo, è per questo che la legge di iniziativa popolare che stiamo proponendo è una sfida importantissima, perché nel nostro DNA la partecipazione dei lavoratori all'impresa in varie forme, tant'è vero che la legge che proponiamo noi è una legge semplice, leggera, in cui il governo praticamente, il Parlamento deve soltanto chiedere alle imprese, alle aziende di incentivare la partecipazione, di far partecipare i lavoratori alle imprese nella forma in cui la contrattazione definisce. Noi crediamo che anche il problema del mismatch sia un problema che si può risolvere con questa partecipazione dei lavoratori alle aziende, perché anche i giovani si sentiranno incentivati ad entrare nelle aziende anche con un incarico di minor rilevanza, ma sapendo e conoscendo il futuro di quell'azienda, partecipando per farla crescere. È un momento in cui anche tanti politici locali hanno aderito a questa iniziativa, ma soprattutto tanti cittadini che hanno capito che tipo di iniziativa è la nostra. Davvero sono stata molto contenta di verificare che tante parti politiche hanno deciso di aderire a questa iniziativa, ovviamente a livello personale, per cui nessun partito o organizzazione ancora ha fatto una scelta in questo senso, ma noi speriamo che poi a livello nazionale, grazie alla nostra raccolta di firme, ci sarà davvero uno schieramento che vada al di là del confronto demagogico tra i vari schieramenti politici. Speriamo davvero che possa unire il Parlamento in un'iniziativa di legge importantissima e fondamentale per la democrazia del nostro Paese.